Carissimi, eccoci in un nuovo video della serie dedicata alla storia delle religioni. Io sono Marco Bocchio e oggi parliamo dell'Islam. L'Islam è l'ultima delle grandi religioni monoteistiche rilevate dopo l'ebraismo e il cristianesimo. Suo fondamento è il Corano, testo rilevato in arabo a Maometto attraverso l'arcangelo Gabriele, ritenuto parola di Dio e, come tale, perfetto e immutabile. È una religione universale, aperta a tutta l'umanità. Per appartenere alla comunità dei credenti, umma, al seguace è sufficiente formulare in presenza di testimoni e con sincerità di intenti la professione di fede, Shahada. Non c'è altro Dio che Allah e Maometto è il suo profeta. Un po' di storia. La prima conquista araba islamica, che va dalla morte di Maometto 632 d.C. alla fine del califfato Umayyade tra il 661 e il 750, permise l'espansione dell'Islam fino all'Atlantico e all'Asia centrale. L'impero musulmano unitario raggiunge la sua massima espansione appunto con gli Umayyadi. Successivamente, nel corso del califfato abbaside, 750-1258 circa, perdurò il carattere puramente arabo. Aumentarono gli influssi di altre culture, in particolare persiana e quella turca, e si accentuarono le tendenze autonomistiche in alcune regioni. Cosicché il califfato abbaside perse la sua unità politica. Nell'undicesimo secolo i turchi Selgukidi, che dalle steppe dell'Asia centrale si convertirono all'Islam, conquistarono l'Anatolia. Sempre dall'Asia centrale e per opera di altre popolazioni turche, attraverso l'undicesimo secolo si avviò la conquista dell'India. Per via commerciale l'Islam comparve nell'Africa subsahariana, nell'Africa orientale, nel sud-est asiatico, dove l'islamizzazione si propagò da Sumatra a partire dal XIII secolo. L'Islam si diffuse successivamente anche in Asia meridionale, nel XIX secolo. All'inizio del XXI secolo l'Islam appare in espansione, non soltanto a causa della crescita demografica dei paesi a maggioranza islamica, ma anche in altre zone come l'Africa subsahariana e in alcuni stati asiatici un tempo appartenenti all'Unione Sovietica. A causa dei flussi migratori l'Islam si sta diffondendo anche negli Stati Uniti e in diversi paesi dell'Europa occidentale. Secondo stime non accertate, il numero degli aderenti all'Islam nel mondo supera i 1.300 milioni. Allah è unico, onnipotente, onnisciente, con illimitata libertà di volere. Unico creatore, dal nulla, agisce su tutte le cose dell'universo. Giudice supremo, retribuisce gli uomini con il paradiso o con l'inferno. Dal Corano e dalla tradizione Sunna si sono tratti 99 epiteti, da cui la corrente teologica maggioritaria ha desunto i 13 attributi, siffatti, di Dio: esistenza, eternità del passato, eternità nel futuro, dissomiglianza da ogni cosa creata, indipendenza, unicità, vita, onniscienza, onnipotenza, volontà illimitata, udito, vista e parola. Ministri di Dio sono gli angeli e un angelo decaduto è il diavolo, Iblis, che istiga gli uomini al male. Inferiore agli angeli, ma superiore agli uomini, sono i jinn, creature sovrannaturali del paganesimo arabo, divisi in buoni e cattivi. Manca nell'Islam sunnita una chiesa gerarchicamente costituita. Appartengono a ciò che, impropriamente chiamato clero, oltre all'insieme degli addetti alle moschee, privi di carattere sacro, l'imam o guida della preghiera comune, il kabit, che tiene la preghiera del venerdì, il muadhin, che dal minareto annuncia il momento delle preghiere. Gli esperti di diritto canonico e in generale dotti, ulama, costituiscono le cosiddette scienze rivelate, Corano, Summa e loro esegesi. Le pratiche culturali obbligatorie a cui ogni musulmano
è tenuto, sono 5 i pilastri: la formazione della professione di fede, la preghiera canonica da compiersi 5 volte al giorno, all'aurora, a mezzogiorno, a metà pomeriggio, al tramonto, alla sera, in stato di purità rituale ottenuta mediante abluzioni in direzione della Mecca, compiendo prosternazioni e recitando formule rigorosamente prescritte. Particolarmente importante la preghiera in comune del venerdì, tenuta poco prima di mezzogiorno e preceduta dalla kubta o predica rituale, il saum, digiuno del mese del Ramadan, cioè la completa astensione diurna da cibi, bevande, rapporti sessuali e fumo, la zakat o elemosina rituale esclusiva dei musulmani e Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca, cui ogni musulmano che ne abbia la possibilità ovviamente è tenuto almeno una volta nella vita a fare. Ai 5 arkan i musulmani sciiti ne hanno fatto un altro, un sesto, la guerra santa, la jihad, equivalente al progressivo passaggio del mondo sotto la legge islamica. I libri rilevati dai profeti, come adesso andremo a vedere, sono il Corano, menzionato, il Pentateuco o forse anche l'intero Antico Testamento e il Vangelo, testi sacri che, secondo Maometto, differiscono dal Corano per la forma, ma non per la sostanza, salvo il caso in cui Dio abbia voluto abrogare con la definitiva rivelazione coranica precetti contenuti negli altri due. Ampliando spunti coranici, tuttavia, i musulmani ritengono l'Antico Testamento e il Vangelo nella loro forma attuale gravemente alterati. Obbligatorietà è la credenza della missione divina dei profeti, Rusul, inviati da Dio alle varie nazioni con testuali rivelazioni o messaggi divini. La serie coranica di tali inviati si apre con Adamo e termina con Maometto, profeta, e anche Gesù, di cui il Corano ammette la nascita virginale, ma non che sia figlio di Dio e che sia stato realmente crocifisso. Escatologica e predestinazione sono altre tematiche importanti. In nome della bontà divina, l'uomo nasce buono, musulmano e senza peccato originale. Dopo la morte, le anime dei profeti ascendono subito in paradiso, mentre tutte quelle degli altri, buoni ovviamente, vi saranno accolte solo dopo il giorno del giudizio. I musulmani malvagi e i non musulmani saranno invece assoggettati al tormento della tomba. Dovranno varcare il passaggio verso la Dilla e subire un penoso interrogatorio a opera di due angeli inquisitori. Secondo alcuni musulmani c'è libertà di credere o meno all'eternità del castigo. È una religione divisa, c'è da dire. Non essendoci una dogmaticità del senso tecnico del termine, non si può parlare nell'Islam né di eresie né di sette, ma solo di divisioni che a loro volta si configurano come una maggioranza, i sunniti, che si impongono come ortodossi, e alcune minoranze, di cui le più importanti sono quelle degli sciiti e quella degli ibaditi, sottogruppo questo della più ampia corrente, chiamiamola così, dei carigiti, scomparsa come tale. Per tali minoranze è convenzione usare comunque il termine sette, firak. Queste nascono dopo la morte di Maometto, su discordanze politiche riguardanti le prerogative e le caratteristiche di colui che è destinato a prendere il posto del profeta alla guida della comunità. Su tale spaccatura si innestano differenze di ordine teologico, giuridico e perfino culturale. Accanto a queste divisioni ne esistono altre assimilabili a correnti di pensiero, rientranti nel Kalam, la teologia islamica. L'imp-
postura la legge rivelata, Sharia, come la base del comportamento sia dei singoli sia della comunità dei credenti. Essa si esprime attraverso la formulazione di una serie di principi derivanti da dai quattro fonti: Usul, il Corano, la tradizione, Sunna, costituito dal corpo di Hadith, ossia le tradizioni ritenute autentiche che riportano, oltre alla vita e ai detti del profeta, quelli dei suoi compagni, il consenso, Igma, della comunità, in base all'affermazione di Maometto che la comunità dei credenti non potrà mai essere concorde su un errore. E poi il principio analogico, Qiyas, da usare quando non si sia possibile trovare esplicito riferimento nelle tre fonti precedenti per la soluzione di una questione. Il diritto positivo, Fiqh, comprende, oltre alle leggi che riguardano le pratiche religiose, rituali, tutte le leggi che regolano la vita sociale e dello Stato. Convenzionalmente caratterizza il Fiqh la parte che riguarda lo statuto personale e il diritto di famiglia. Parliamo dei vari gruppi. Sunniti. In arabo Suyun, anche Sunni o Al-Hashan-Swan, sono gli ortodossi dell'islamismo, che ne costituiscono l'enorme maggioranza, circa il 91%. In opposizione ai dissidenti sciiti e carigiti, per affermare che essi soltanto erano i veri seguaci della Sunna. Di Maometto, quandunque anche gli altri pensavano di essere in pieno accordo con essa. La primitiva loro caratteristica fu il riconoscimento della piena legittimità dei primi quattro califfi elettivi. Sorsero più tardi le differenze dogmatiche dalle altre sette. Minoranze islamiche, dall'arabo Shat Ali, la fazione di Ali. La loro origine risale alla morte del profeta nel 632. Sono divisi in tre grandi nuclei: Zaiditi, che rappresentano l'indirizzo meno lontano dall'ortodossia sunnita sul terreno politico e giuridico, gli Imamiti o Dodecimati, sono i moderati, numerosi politicamente e importanti, e poi gli Islamiti, i più lontani dall'ortodossia. Tratto comune a tutti è il ritenere che Ali, cugino e genero di Maometto, fosse stato esplicitamente designato a succedere, cosicché i primi tre califfi furono usurpatori. Concordano pure nel ritenere che l'imamato, ossia il califfato, non possa aspettare se non a discendenti di Ali e di sua moglie Fatima. Gli Zaiditi riuscirono a fondare stati e dinastie proprie, tra cui nel 1591 quella degli imam di Sa'an nello Yemen, che fu deposta solo nel 72 del secolo scorso. Gli Ismailiti avevano una loro grande nazione, i Fatmidi in Egitto e nell'Africa settentrionale, con quella di Al-Mut nella Persia settentrionale e con la cosiddetta setta degli assassini in Siria. Gli Imamiti, infine, giunsero al potere con l'avvento degli Safaviti in Persia, che vi imposero l'indirizzo imamita come religione di Stato, e tuttora essa è vigente. Questa sciita, che considera come suo imam nascosto, che riapparirà un giorno per far trionfare la vera fede. Il settimo imam, Islamin, figlio di Ja'far al-Sadiq, nell'antica setta sono discendenti e continuatori, oltre ai drusi della Siria e dell'Iran e del Libano, gli islamici indiani, Nizari, che fanno capo in maggioranza alla Gran Khan e nulla più conservano del carattere antico ed estremista della setta. Poi ci sono gli Ibaditi, in arabo Al-Ibadin, costituiscono l'unico ramo oggi esistente dei Carigiti, quella corrente religiosa islamica che costituisce una terza via tra sunniti e sciiti, le cui origini risalgono ai primi tempi dell'Islam. Mentre in passato il carigismo ibadita ha conosciuto momenti di grande espansione,
stiamo parlando all'epoca del regno Rustmide di Taet, che tra il 761 e il 900 giunse a comprendere gran parte del Nord Africa, attualmente esso è la confessione maggioritaria solo in un unico paese, il Sultanato dell'Oman, mentre altrove sussiste solo in piccole comunità, a Zanzibar e in alcune regioni dell'Algeria, il Mzab, nella Tunisia, nell'isola di Djerba e nella Libia, Jebel, Nefusa e Zuaz. Grazie mille per avermi seguito, io sono Marco Bocchio e vi do appuntamento a un prossimo episodio di AD 1453.